Ieri c'è stato Erdogan a Roma, no? E molti hanno commentato che in nome della realpolitik e degli affari commerciali, diciamo, non si sia fatto, c'è anche il titolo di prima pagina della stampa, non sia stato affrontato il tema dei diritti umani. Erdogan lo incontrò quando era presidente del Consiglio. Pensa che l'Italia non abbia qualcosa da dire rispetto a quello che sta succedendo in quel paese? Le ricordo che l'Italia è stato l'unico paese che, quando si discusse l'accordo tra Erdogan e la Merkel sui migranti, vi ricordate quando ci fu il grande tema dei migranti? Bloccare i migranti dalla parte dell'est, dai Balcani. Che dalla Turchia arrivavano in Germania, la cosiddetta rotta balcanica. Quando ci fu l'incontro, il capo dei giornalisti turchi scrisse una lettera a tutti i 28 i presidenti del Consiglio, capi di Stato. Fu una lettera scritta dal carcere, perché era una situazione di repressione. E mi ha fatto molto piacere che in un articolo di ieri su Repubblica lui abbia scritto espressamente che l'unico capo di governo che pose il tema portando la lettera al Consiglio europeo dicendo noi dobbiamo affrontare la questione dei diritti della libertà di stampa in Turchia fu l'allora primo ministro italiano. Quindi noi abbiamo sempre tenuto alta la battaglia dei diritti e dobbiamo continuare a farlo. Naturalmente la posizione che hanno espresso ieri il Presidente della Repubblica in primis e il Presidente del Consiglio è la posizione che tutti noi condividiamo, quindi nessuna polemica istituzionale, pieno rispetto di ciò che hanno fatto il presidente Sergio Mattarella e il presidente Paolo Gentiloni.